Grazie. Allora, cerco di mantenere fede alla promessa di dire una lezione abbastanza leggera, data l'ora, dato che siamo all'inizio, ce lo possiamo ancora permettere, e quindi facciamo un po' di considerazioni su tutto quello che appunto abbiamo lasciato. Abbiamo visto un po' il quadro delle rinnovabili, e torniamo a guardare lo scenario energetico italiano. E quindi, se partiamo qui dal basso, ripeto, questa l'ho scritta alcuni anni fa, e queste prime due righe sono rimaste invariate. Oggi, se la dovessimo aggiornare questa tabella, questo 80 scenderebbe intorno a 76, forse 75, non più di tanto come differenza. E come mi sembra di avervi detto stamattina, lo ripetiamo, diciamo, la differenza, il complemento a 100 è dovuto in buona parte al contributo dell'energia potenziale idraulica, che, come dicevo, in Italia storicamente ha avuto una certa importanza. Diciamo che se voi aveste scritto questa tabella negli anni immediatamente successivi o anche precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, praticamente quasi tutta l'energia elettrica prodotta in Italia derivava da quella fonte. Poi chiaramente i rapporti sono cambiati, perché diciamo un rapporto il rapporto diminuisce, o perché diminuisce il numeratore, oppure se il numeratore rimane costante si aumenta il denominatore. In pratica è questo secondo caso, nel senso che già negli anni 60 del 1900, diciamo, in Italia si era arrivati a sfruttare praticamente tutto quello che si poteva sfruttare in termini di risorse idrologiche del paese, perché come stavamo dicendo poco fa, è chiaro che questa fonte dipende appunto da queste caratteristiche, insomma, dalla idrografia e dalla orografia del paese, nel senso che noi c'è, appunto, ce l'abbiamo perché non abbiamo dei grandi corsi, ma non abbiamo un Nilo o un Mississippi, però in compenso abbiamo dei fiumi che scorrono sulle Alpi, sugli Appennini, cioè ad una certa quota, e quindi si può compensare, come dicevo, quei due parametri che determinano la potenza che si può ottenere, il salto e la portata d'acqua, la massa d'acqua disponibile. Quindi, diciamo, il termine orografico, l'aspetto orografico ci ha consentito di produrre una apprezzabile percentuale energia elettrica attraverso questa fonte. È chiaro che nel corso degli ultimi 50-60 anni, se prima l'80-90% dell'energia elettrica la si produceva con questa fonte, oggi invece siamo intorno al 16-17%, è perché appunto la quantità di energia elettrica che riusciamo a produrre con l'idroelettrico è rimasta più o meno costante, mentre il fabbisogno nel nostro paese è cresciuto enormemente, e quindi il fabbisogno è stato ampiamente soddisfatto, cioè il fabbisogno è stato soddisfatto ricorrendo ampiamente a altre fonti, in particolare questa. Quindi questa è un po' la storia, e quindi come potete rendervi conto facilmente, diciamo, ad oggi è fortissimo, ancora oggi, diciamo, la presenza di questa
di questa fonte di energia primaria, presenza che appunto significa quello che abbiamo detto più volte, cioè necessariamente a partire dalla energia potenziale chimica di un combustibile, per il tramite di una reazione di combustione, produciamo energia termica che è il nostro input energetico in quelli che chiamiamo impianti motori termici, ok? Che appunto per definizione sono caratterizzati proprio da questa circostanza. Diciamo, introduciamo energia termica, otteniamo energia meccanica, restituiamo, come sappiamo, all'ambiente una parte dell'energia termica introdotta, chiamiamo coupon 1 quella che introduciamo, ne restituiamo una frazione. Necessariamente non possiamo fare in modo che questo sia zero, il che significa appunto, se questo è sempre maggiore di zero, significa che L non potrà mai essere uguale a Q con 1, come ben sapete, e questo è il problema importante a cui già due o tre volte ho fatto cenno nelle chiacchierate che abbiamo fatto fino a questo momento, cioè il vincolo del secondo principio della termodinamica che impone questo discorso. E questa è l'energia meccanica, appunto, e ci si ferma qui se parliamo per esempio dei mezzi di trasporto, quindi energia meccanica. Ci saremmo fermati prima se ci serve direttamente l'energia termica per tutti gli usi che lascio a voi immaginare, oppure classicamente se appunto per compensare, diciamo, quello che manca ad arrivare a 100 in quest'ultima riga, quindi 20 oggi diciamo 25%, per compensare appunto quello che non possiamo fare con le rinnovabili, quindi il 75% non lo possiamo fare con le rinnovabili, che cosa facciamo? Questa energia meccanica la utilizziamo nelle macchine elettriche come input per la produzione di energia. Okay. In ogni caso, come vedete, sia se ci fermiamo qui, la prima riga, sia se ci fermiamo qui, la nostra seconda riga, sia se arriviamo fin qui, la nostra terza riga, passiamo sempre attraverso questa, attraverso questa fase, okay? L'utilizzo dell'energia potenziale chimica di un combustibile, attraverso come la utilizziamo, dobbiamo necessariamente dare vita a una reazione di ossidazione di questi componenti che chiamiamo combustibili, reazione di combustione, che chiamiamo genericamente reazione di combustione, per riuscire a dare vita a questa catena di trasformazione. Indipendentemente poi se ci fermiamo a questo livello, a quest'altro o a quest'altro, tutti e tre hanno in comune questo primo passo. Ok? Quindi, diciamo, torniamo un attimo appunto a
così da domani, stasera chiudiamo questa fase introduttiva, preliminare. Praticamente appunto andremo ad occuparci di tutto quello che è contenuto in questo riquadro, ok, che per noi è molto importante, cioè cercheremo di capire in che modo chiaramente avvengono queste trasformazioni, cercheremo di capire come appunto, se è vero che L non può mai essere uguale a U con 1, è anche vero che il conto è se L è uguale al 10% di Q con 1 o se è uguale al 55% di Q con 1. Diciamo, c'è una differenza di fondo, una differenza importantissima. E tra l'altro, l'altro aspetto a cui abbiamo accennato poco fa è che appunto, siccome tutti questi passaggi hanno in comune questo processo di combustione, chiaramente, come sapete, come dicevamo prima, se guardiamo dal punto di vista dell'impatto ambientale, chiaramente qui con questa strada quei discorsi che abbiamo fatto 5 minuti fa cambiano significativamente, nel senso che prima abbiamo parlato dell'impatto ambientale in termini di occupazione di un suolo che non può essere destinato alle coltivazioni, per esempio. Abbiamo parlato di rumorosità, di impatto acustico, eccetera. Indubbiamente invece entrano in gioco, magari alcuni di questi aspetti ci restano comunque, ma diventano secondo piano se pensiamo appunto a quello che dicevamo poco fa, ovvero che qualunque reazione di combustione di questo tipo, anche una ideale reazione di combustione, per ideale intendo dire che non ci sono sottoprodotti, i sottoprodotti, impareremo, sono quelli che comunemente vengono chiamati inquinanti veri e propri, ma anche in un'ipotetica reazione ideale, cioè che non dia vita alla produzione di questi sottoprodotti, la reazione di combustione sicuramente altera l'equilibrio dell'ecosistema dove avviene. Ecosistema, insomma, parola un po' ridondante, insomma, che significa che se io questa reazione la faccio avvenire in questa stanza, sicuramente altero gli equilibri della composizione e dell'atmosfera, dell'aria atmosferica contenuta in questa stanza, perché io per effettuare questa reazione ho bisogno di alcuni reagenti che prelevo dall'aria atmosferica e immetto come risultato, come prodotti della combustione, delle sostanze che normalmente sono già presenti in atmosfera, ma in quantità molto più ridotte, e invece io le vado a introdurre in dosi massicce. Okay. Punto. E che cosa volevo dire? Quindi possiamo aggiungere, perché qual è l'interesse per un ingegnere meccanico con vocazione energetica a studiare questi problemi? Spero che alla fine vi rendiate conto del fatto che questa reazione può essere controllata
in modo oggi abbastanza preciso, nel senso che appunto ci sono diversi livelli di qualità per, con i quali affrontare questo tipo di processo, nel senso che le sostanze indesiderate che vengono fuori da una reazione del genere possono, non sto scherzando, insomma, se tiro fuori dei numeri giusto per immediatamente catturare la vostra attenzione, però sono dei numeri che vi posso dimostrare rispecchiano alcune realtà, diciamo che io posso fare avvenire una reazione di combustione producendo una quantità di sostanze indesiderate, prendiamo il solito numero che ci fa da riferimento, ne posso produrre 100 in unità che non vi sto a precisare, in unità arbitrarie a vostra scelta, ok? Ma posso fare avvenire la stessa, posso assicurare che è possibile fare avvenire questa stessa reazione producendo uno o due delle stesse unità arbitrarie di prodotti indesiderati. Okay? E come capite, insomma, c'è una bella differenza, no? Non a caso ho scelto questi numeri, vi sto anticipando delle cose che poi andremo a vedere più in là, anche molto più in là durante il proseguimento del nostro corso, proprio per richiamare immediatamente la vostra attenzione sul fatto che diciamo, l'ingegnere meccanico che si occupa di queste cose ha oggi come oggi, può sembrare paradossale, ma ha moltissimo lavoro da fare in questo settore, perché chiaramente ottenere certi risultati è da una parte indispensabile, improrogabile, cioè non potete oggi come oggi, se vi affacciate alla realtà produttiva, prima o poi vi rendete conto che questo è diventato un prerequisito per qualunque cosa voi vogliate in campo energetico proporre. Vi spiego. Voi potete proporre un impianto energetico, un sistema energetico con le caratteristiche prestazionali migliori del mondo, magari con dei costi economici molto contenuti, ma se non rientrano grosso modo in questa categoria, quel sistema energetico che voi avete proposto non avrà nessuna speranza di essere realizzato e di entrare in esercizio. E quindi, diciamo, è un'esigenza molto sentita questa. In pratica, mettendo insieme questo discorso con questa banale tabella che ho lasciato qui, il significato che vi vorrei lasciare in questa chiacchierata, in queste chiacchierate iniziali, è che quella tabella ci dice che ad oggi non possiamo fare a meno di questa fonte energetica, ce lo dice chiaramente. Ci piaccia o non ci piaccia, è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. A questo punto è mia convinzione che chi deve fare i conti siamo noi, siamo gli ingegneri meccanici che conoscono i problemi che stanno nascosti all'interno di queste scatoline che io vi ho scarabocchiato alla mano. Nel senso che non possiamo delegare a nessun altro, secondo me, il compito di risolvere un problema di questo genere. Oggi, come sapete, di ambiente, oggi si sentono tutti in diritto di parlare, ognuno
anche l'uomo della strada, qualcuno lo intervista, dà il suo parere su cosa inquina di più, cosa inquina di meno, in quale settore è meglio investire oppure no. Non si capisce a che titolo. Secondo me chi deve occuparsi di queste cose sono quegli ingegneri che hanno le idee non chiare ma chiarissime su quello che sta scarabocchiato qui alla mano. Quindi il significato appunto è questo. Questa è la realtà, dobbiamo camminare per questa strada, ma chiaramente non possiamo stare con le braccia così, cioè non possiamo costruire. Dobbiamo andare ancora per questa strada così come ci andavano i nostri genitori? La differenza è che appunto i nostri sistemi energetici di oggi non possono farla con un livello qualitativo pari a quello di 20, 30 o 40 anni fa. Questo è il senso di questa cosa. Come vi dicevo, non è uno scherzo, se voi vi documentate, andate a prendere un sistema energetico che a me mi è familiare, quindi ecco perché i numeri li conosco a memoria, sistema energetico che si chiama motore a combustione interna, se voi andate a vedere un qualunque indice delle emissioni inquinanti di un motore che è progettato e messo in commercio, non parlo di un secolo fa, ma non so, nel 1980, oggi siamo nel 2006, nel 1986 per esempio, vi posso assicurare che se vi andate a studiare, trovate questa informazione, voi trovate che scelto in un certo modo, che adesso sarebbe un po' lungo e fuorviante spiegare in questa sede, però se andate a scoprire un indice tipo questo numero 100 che io vi ho scritto qui, quindi andate a trovare un indice delle emissioni di gas inquinanti prodotte da un motore in vendita nel 1986, voi trovate appunto che quell'indice tranquillamente raggiungeva o superava questo valore 100 che vi ho messo. Se voi ricalcolate lo stesso indice e lo riferite ad un motore che oggi rispetta le normative di legge in vigore nell'Unione Europea a partire da settembre scorso, quindi le attuali normative in tema di inquinamento previste dalla legislazione europea per i motori per il trasporto su ruota, l'indice che se vogliono avere l'omologazione, quindi il diritto a essere prodotto e venduto quel motore, deve rispettare appunto il suo indice, non deve superare questi numeretti che vi ho scritto qui, 1 o 2, con, avendo l'accortezza di scegliere coerentemente le unità di misura, qualunque esse siano, ma coerentemente chiaramente, se no non possiamo fare il paragone. Vi posso assicurare che passare da 100 a 1.5 ha significato uno sforzo enorme, uno sviluppo della tecnologia applicata ad un oggetto in sé per sé antico. Il motore è stato inventato nel 1850-1860, era un po' diverso, ma il principio è nato in quel periodo. Per tanti anni è andato avanti con piccoli miglioramenti. Se voi pensate a questo abbattimento negli ultimi 30 anni, veramente c'è da pensare a una sorta di rivoluzione tecnologica applicata a un oggetto antico. Chi è stato protagonista di questa rivoluzione? Certamente non il giornalista che scrive «Ah, questo inquina tanto, ah, quello inquina poco, ah, quello è bello, quello è buono». Sono stati e vostri colleghi che vi hanno preceduto in questo lavoro e si sono rimboccati le maniche e hanno detto: questa è la tabella, noi dobbiamo
uscire con questa L, ce lo chiede il nostro sistema paese. Ragazzi, abituatevi a guardare le cose in quest'ottica. Questo non è un divertimento, non è un ospizio, non è un risultato a caso. Mettiamo insieme le cose e vediamo cosa esce. No, questa L che sta qua deve uscire dalla scatola, nel senso deve venire fuori. Quello deve essere un prodotto, è il punto di partenza, non di arrivo. Cioè il progettista di un sistema energetico ha come dato, come specifica di progetto, quella di riuscire a produrre tanti kilowatt, tanti megawatt, e lo deve fare. Perché? Perché qui andiamo fuori dal nostro campo, perché è la società che glielo chiede, ok? Perché è così, insomma, adesso sarebbe complicato, però lo sappiamo che, insomma, Cassino ha bisogno di illuminare le sue strade, le sue case, eccetera, quindi questo deve venire fuori. Non è pensabile che qualcuno ci venga a dire: beh, sì, lo facciamo per sensibilizzare, sapete, quelle manifestazioni, mi illumino di meno, avete sentito questa roba? Ma sono delle cose, appunto, fatte apposta per richiamare l'attenzione su un certo tipo di problema, ma non è che per inquinare di meno domani mattina qualcuno ci viene a dire di non accendere la luce, di non adoperare i computer e cose del genere. Quindi questo è un dato di input imprescindibile, cioè noi dobbiamo produrre questa L che io ho scarabocchiato qui per questa L c'è tanto da discutere e da studiare, perché questo è un dato di input imprescindibile al quale dobbiamo arrivare. La strada parte da qui e ce lo dice questa tabellina, dopodiché i modi sono tanti. Se le cose le studiamo e le facciamo per bene, riusciamo a farle in una maniera più o meno, la parola che si adopera oggi è sostenibile per l'ambiente nel quale viviamo. Ritornando all'esempio di prima, io sono convinto che se tutti i motori del mondo rispettassero questi valori, sarebbero sostenibili per l'ambiente. L'ambiente potrebbe convivere con, anche se sono tanti i motori in giro per tutto il mondo, se tutti quanti, non uno sì e dieci no, se tutti quanti rispettassero e le rispettassero sempre, non un giorno sì e un giorno no, non so se è stata chiara questa allusione, poi ne parleremo più in là. Quindi ripeto, se tutti i motori tutti i giorni del loro funzionamento rispettassero questi numeretti, sono convinto che sarebbero sostenibili dall'ambiente nel quale sono inseriti. Okay? Chiudo appunto con un po' di come se potessimo riprendere l'elenco degli argomenti che andremo a trattare. Alla luce di queste cose che abbiamo detto, mi sembra che ci stia bene anche guardando l'orologio, vi rubo gli ultimi 5 minuti, poi mantengo la promessa di farvi scappare qualche minuto prima. Ecco qua, quindi diciamo di che cosa ci andremo ad occupare, non so se va domani, insomma quasi subito, andremo a occuparci appunto di questa catena di trasformazione, andando in particolare a vedere un po' più da vicino cosa c'è in questa scatola che abbiamo chiamato impianti motori termici. Andremo a vedere il primo impianto motore termico che studieremo è quello cosiddetto impianto motore termico con turbina a gas, che studia il cui ciclo di riferimento vi ricordate è il ciclo che porta il nome del signor Joule, che è quello delle unità di misura per i termici. Okay. Anche lì c'è un po' di cose, insomma, gli americani dicono che si chiama Brighton quel ciclo, un
po' su chi ha inventato il telefono. Ok. Tipicamente appunto andremo a vedere queste turbine a gas. Queste turbine a gas cronologicamente sono un po' le ultime arrivate. Io per motivi che vi saranno chiari già da domani o al massimo dalla settimana prossima, preferisco invertire, non seguire un ordine cronologico, nel senso che l'impianto motore termico più antico è sicuramente quello con turbina a vapore, poi il motore a combustione interna, da ultimo l'impianto con turbina a gas. È l'ultimo che è arrivato sul mercato, si è affermato principalmente andando a sostituire come propulsore aeronautico, prima, fino alla seconda guerra mondiale, i propulsori sugli aerei, anche quelli appunto che avete visto in qualche film sulla seconda guerra mondiale, i motori erano tutti dei motori a combustione interna, alternati quelli con i pistoni per intenderci che vanno su e giù, ok? Quindi sono i cosiddetti motori volumetrici a combustione interna. Tutti gli aerei erano equipaggiati con quei motori. Subito dopo la seconda guerra mondiale, fine anni 40, fine anni 50, un po' alla volta sono stati sostituiti progressivamente, prima nell'industria militare, poi in quella civile, prima sugli aerei più grandi, poi anche su quelli più piccoli, fino praticamente a monopolizzare il mercato, sono stati sostituiti da questa macchina. Questo per un motivo semplice, ci ritorneremo chiaramente su con calma, per un motivo molto semplice, è sempre quel discorso che vi facevo prima della densità di potenza, perché questa è fra tutti gli impianti per la produzione di energia meccanica, tutti, qualunque sia la fonte eccetera, ma fra tutti gli impianti è quello con il rapporto potenza in dimensioni, ingombro, massa dell'impianto più elevato, cioè quello che riesce a produrre una certa potenza con le dimensioni più compatte dell'impianto stesso. E questo, capite bene, ecco perché si è affermato come propulsore aeronautico, perché chiaramente le dimensioni sono un punto critico, un punto cruciale, perché nel momento in cui cresceva l'esigenza di potenza di questi aerei, che dopo la seconda guerra mondiale hanno dimostrato a tutto il mondo la loro importanza sia in campo militare sia in campo civile, chiaramente tutti i costruttori facevano una sorta di gara a chi costruiva l'aereo più grande che poteva trasportare sempre più passeggeri, l'aereo più veloce che consentiva di collegare Londra con New York nel minor tempo possibile. Tutto questo significava chiedere ai propulsori una potenza sempre più grande. Il motore a combustione interna, per dare una potenza sempre più grande, oltre a certi limiti su altri parametri che non è il momento di tirare in ballo adesso, diciamo in generale il motore, il vecchio tradizionale motore con i pistoni, per fare potenze sempre più grandi necessariamente, ripeto, oltre a certi limiti, doveva semplicemente diventare più grande lui, doveva crescere. Questo su un aereo chiaramente diventava un circolo un po' vizioso, perché crescendo le dimensioni del propulsore cresceva sia il peso evidentemente, ma soprattutto cresceva l'ingombro, quindi la resistenza frontale manifestata all'avanzamento. Quindi io facevo un motore un 50% più potente, ma poi la resistenza aerodinamica se ne mangiava il 45% di quella potenza, e quindi l'effetto su una maggiore velocità praticamente non c'era. Quindi era come se avesse raggiunto una sorta di asintoto in questa rincorsa. E quindi per questo motivo, nel momento in cui sono venute fuori queste macchine che appunto riescono a tirare fuori potenze con dimensioni molto contenute, ecco che si sono affermati
immediatamente in campo aeronautico. L'industria aeronautica ha investito in maniera massiccia su queste macchine e quindi questo ne ha determinato una rapida evoluzione. Chiaramente i primi esemplari avevano delle prestazioni in termini di sempre di potenza, ma soprattutto di rendimento, di efficienza della conversione energetica e anche di affidabilità, che erano abbastanza scadenti tutto sommato. Grazie a massicci investimenti dell'industria aeronautica sono arrivati a degli valori di assoluta eccellenza. Come dicevo, l'altro per cui non si vede solo un dettaglio, diciamo, questa che vedete è una grossa turbina a vapore, dove appunto il fluido di vapore, quello che passa attraverso queste pale di queste macchine, quindi quello che trasforma il proprio contenuto energetico in lavoro meccanico che si raccoglie sull'albero di questa macchina, come sapete, come intuite, è vapore, in condizioni tipicamente di vapore surriscaldato, quindi il ciclo di riferimento è il ciclo Rankine, o meglio il ciclo IRM, che appunto fa riferimento al vapore surriscaldato. Oggi come oggi esistono degli impianti di cui parleremo che mettono in serie l'impianto con turbina a gas e l'impianto con turbina a vapore, si chiamano impianti a ciclo combinato, ne parleremo diffusamente, sono gli impianti termici con la più alta efficienza oggi conosciuta per questa categoria di conversione energetica. Sull'evoluzione di queste turbine a gas, appunto, nate come propulsori aeronautici, come vedo poi le dimensioni sono macchine abbastanza flessibili, perché mentre le turbine a vapore in genere sono tutte di grossa taglia, è questo signore che suona la tromba, che è un robot costruito dalla Toyota, poi c'è il corrispondente Honda Asimo, mi pare si chiami, sì. In questo zainetto, praticamente, se lo riuscite a scorgere, c'è una micro turbina a gas che gli serve a fornirgli l'energia per il suo movimento, eccetera. Sono quindi macchine che sono grandi così, potete vedere. Questo per darvi un'idea, è quasi un giocattolo, insomma, fa accendere la lampadina questa cosa qua. Oppure, espandendola, diciamo, abbiamo turbine a gas da 200-300-400 megawatt e quindi quella di una grande centrale termoelettrica. Okay? Macchine molto interessanti che andremo a studiare. Questo è un po' più vecchio, più tradizionale, questo è quello che io chiamo il motore con i pistoni che vanno su e giù. Il termine è motore volumetrico, l'impianto motore termico volumetrico, poi spiegheremo perché si chiama volumetrico. E come sapete, diciamo, l'applicazione di questo è quella per i mezzi di trasporto. E li vedremo dopo, cioè, gli impianti con turbina a gas, gli impianti con turbina a vapore, gli impianti a ciclo combinato e alla fine gli impianti con questo motore e poi passeremo agli impianti idraulici.